Io penso che con quello che è accaduto il divario con il Partito Democratico si è allargato. Questo è stato uno strappo democratico, anzi antidemocratico. E quindi io penso che oggi ci siano ancora meno le condizioni per un dialogo, per una coalizione tantomeno. Il nostro progetto a maggior ragione deve andare avanti, perché oggi ci sono milioni di elettori di sinistra e di centrosinistra che non hanno più una casa e noi gliela vogliamo ridare. E richiamerete...